trovati a tutti a questo secondo appuntamento del nostro progetto Cantiere 4C, è un progetto che è nato dalla condivisione di esperienze formative di animazione culturale che hanno visto collaborare l'associazione culturale Geapolis, che si occupa di educazione degli adulti, e il gruppo d'arte Incontriamo il nostro tempo e con la sezione di Viterbo dell'Unione Cechi. E, il titolo del nostro progetto, Cantiere 4C, racchiude un po' il senso di, questi appuntamenti che la Open Hub ci ha dato la possibilità di realizzare all'interno della loro struttura e soprattutto attraverso il bando Open Cultura, e come occasione veramente bella di un cantiere anche per imparare e sperimentare la coprogettazione tra organismi che sul territorio si occupano di cultura, di formazione e di educazione. Quindi anche questa coprogettazione è una sperimentazione che rientra all'interno di attività sperimentali, come può essere stata anche la storia di questo libro che oggi andiamo a presentare. Quindi l'idea del cantiere, proprio perché è un'attività che è in divenire, che stiamo realizzando insieme, in cui tutti siamo protagonisti e coprotagonisti, e le 4C, che come abbiamo detto riassumono i termini di creatività, comunicazione, collaborazione e pensiero critico, che sono quattro abilità e comunque disposizioni della mente e dell'intelligenza che sono fondamentali nella società di oggi, tanto nella vita sociale quanto in quella lavorativa. Per cui noi l'abbiamo declinata queste 4C all'interno di quella che può essere un'animazione culturale e formativa all'interno di un gruppo di adulti, coniugando insieme il tema della disabilità, dell'innovazione digitale e della creatività dell'arte al servizio della disabilità visiva. Questo un po' in sintesi lo spirito del progetto e delle attività che andiamo a realizzare in questi workshop. Allora, nel primo, per riassumere, per dare un filo conduttore a quello che stiamo facendo, nel primo incontro, quello dell'8 maggio, i maestri Luigi Fondi e Riccardo Sanna hanno presentato la loro attività evidenziando come l'attività artistica e l'arte, oltre ad essere declinata nell'ambito di una professione, la professione dell'artista, come è per i maestri Sanna e Fondi, può essere veramente messa al servizio anche dell'inclusione sociale e per dare la possibilità anche alle persone, coloro che in qualche modo non hanno una competenza artistica, di sperimentare quello che è l'arte e quella che è la potenzialità dell'arte anche per lo sviluppo personale. E i maestri si sono soffermati attraverso la presentazione della loro attività sulle parole e sulle abilità del pensiero critico, in particolare Luigi Fondi, e poi della comunicazione che il maestro Sanna ha approfondito attraverso la presentazione di un'opera, Lettere mai arrivate, il titolo dell'opera che lui ha presentato. E oggi invece il nostro workshop riguarda la presentazione di un progetto bellissimo che è confluito all'interno appunto di questa pubblicazione, L'arte vista da noi, l'immagine tattile e la sua interpretazione percettiva. E la volta scorsa, nel primo workshop, l'arte è stata vista dal punto di vista degli artisti. Oggi l'arte viene vista dal punto di vista dei fruitori, e nello specifico di fruitori che sono interessati dal discorso della disabilità visiva. Per cui io, ecco, queste parole introduttive soltanto per contestualizzare e dare significato a quello che stiamo facendo, e poi lascio la parola ovviamente ai protagonisti, e dicendo appunto che, come è nello stile di coprogettazione che ci ha
coinvolti ormai da un po' di mesi, forse ecco, possiamo dire anche quasi un paio d'anni con questa collaborazione tra Geapolis, il gruppo d'arte e l'Unione Cechi, anche questo libro, diciamo, quello che oggi verrà presentato, potrà sicuramente confluire con una piccola pubblicazione virtuale all'interno della piattaforma di Geapolis Community, proprio per continuare a divulgare e far conoscere il libro che oggi andiamo a presentare. E per cui darei la parola sicuramente a Paola, che ci introduce un pochino e poi andiamo avanti, insomma, con i contributi di chi vorrà intervenire. Va bene. Allora, buonasera a tutti, tanto ormai mi conoscete, ci conosciamo un po' tutti, da quello che ho capito, insomma, io ho fatto parte proprio a tutto tondo di questo progetto e con Enza abbiamo deciso, quando Antonella ci ha chiesto di partecipare a questi workshop, di ritornare su questo progetto che almeno io penso nei 10-11 anni da che io sono dentro l'Unione Cechi, credo di poter dire con certezza essere forse il progetto più bello, più particolare che abbiamo seguito, anche se abbiamo fatto comunque tante altre cose insieme all'associazione, anche a livello di eventi culturali. Questo progetto nasce, ma non so se si può dire che nasca per un insieme di fortuite circostanze che poi dopo si sono un po' messe, o che qualcuno ha messo insieme poi forse. Perché? Perché sempre nel bisogno cronico di trovare un modo per mettere dentro soldi nelle associazioni, come succede un po' dappertutto, e che facciamo e che non facciamo e di su e di giù, a un certo punto sapevamo che Enrico Castellani, diciamo, che aveva una certa amicizia con un nostro socio, per cui a Riccardo, che oggi è con noi, il fotografo che poi ha reso possibile il lavoro, cioè questo lavoro, proprio da un punto di vista, noi abbiamo buttato l'idea, abbiamo fatto il lavoro che potevamo fare, ma a lui è dovuto poi tutta l'articolazione del lavoro da un punto di vista proprio tecnico, pratico, perché ha il mestiere per farlo, naturalmente. Anche l'idea di contattare questo artista che aveva trovato il suo buon ritiro a Celleno, nella parte vecchia di Celleno, quindi un posto molto bello, molto suggestivo. Noi siamo andati una volta non da lui, ma a fare una visita guidata a Celleno Vecchia. Chi non è andato vada, perché è veramente un posto molto suggestivo. E per cui dopo, vabbè, contatti non contatti, e questa persona accettò il nostro invito, la nostra richiesta. Ora io vi dirò due parole, proprio per chi non lo sapesse ancora, di chi era Enrico Castellani da profana. Io non ho fatto studi di storia dell'arte, quindi lo dico veramente da fruitrice, da persona proprio di terra terra. Enrico Castellani è stato un importantissimo esponente dell'arte contemporanea dagli anni 60 fino alla sua morte, avvenuta credo proprio nel 2018, qualche mese prima che noi presentassimo il libro in maniera formale. Lui che cosa si inventò? Per che cosa era famoso e ricercato e prezioso? Perché lui non faceva, non dipingeva in maniera normale, ecco, tra virgolette, diciamo, non era un tradizionale, ecco, esatto. Ma lui che si inventò di lavorare con una base di una tela di legno, poi un telaio di legno, poi dopo utilizzava delle tele grezze molto pesanti, molto spesse, a volte anche puntellate, il più delle volte di colore chiaro, panna, a volte anche grigie, e su queste tele da dietro lui, con dei punzoni di ferro, faceva delle estroflessioni, ovvero le punzonava in modo che questa tela venisse fuori come un blob, come una bolla, cioè che creasse delle bolle sulla tela, e questo faceva sì che una volta che questa tela
venisse appesa al muro, con le dovute illuminazioni creava degli effetti visivi particolari e delle suggestioni. Questo è stato, io ve lo dico, ripeto, molto, poi chi vuole magari si fa un giro su internet, si fa delle ricerche più specifiche, però ecco, tanto per farvi capire che comunque questa era la caratteristica specifica per cui poi è diventato famoso tra il Novecento e gli anni 2000, era molto richiesto anche a livello proprio di mercato. Io vi voglio raccontare soltanto, io l'ho incontrato due volte, non lo conoscevo, feci ecco anch'io un giretto su internet per capire il giorno prima con chi mi andavo a relazionare, confesso la mia ignoranza. E incontrai e andammo a incontrarlo nella sua bottega, diciamo. E era un ometto già grande, era già ultra ottantenne, un piccolo uomo molto magro, tra l'altro una persona molto riservata, di pochissime parole. E quando entrammo in questo studio fu come entrare dentro, comunque è molto emozionante, sembrava proprio di stare dentro un quadro. Perché io allora, tra l'altro, stavo un po' meglio di adesso, quindi vedevo un pochino meglio. E ricordo perfettamente questo grande finestrone sulla destra, molto grande, che dava questa luce, era una giornata di giugno bellissima, azzurra, limpida, con questo tavolo lunghissimo di legno e ci fece accomodare su degli sgabelloni, eravamo io, Marco, Enza, Riccardo, poi c'era il suo collaboratore, credo si chiamasse Roberto, e il suo cagnolino che continuava a girare titi per tutto questo laboratorio, per cui sembrava veramente di stare un po' dentro un quadro, era una situazione surrealissima. Ci diede questo quadro e cominciamo a lavorare con questo quadro. E che vi dico, è stato un lavoro anche difficile, perché noi abbiamo poi contattato molti soci, tra questi soci ne sono arrivati 40 che sono nel libro, perché abbiamo chiesto loro se volevano partecipare, se erano contenti di essere in questo progetto, e praticamente noi abbiamo messo sotto le mani di questi soci il quadro, perché utilizzando questa tecnica dell'estroflessione si prestava molto al contatto tattile con le mani, anche su soggetti non vedenti totali. E a ognuno abbiamo chiesto le emozioni, le sensazioni che scaturivano da questo contatto. Guardate, io non sono stata presente a tutti e 40, anzi 39 perché una ero io, tutte e 39 le descrizioni che ci sono state, perché spesso ero fuori che magari parlavo con la persona, cioè aiutavo Enza, per cui non sono sempre entrata, ma vi posso garantire che non avrei mai potuto immaginare che da un progetto che era nato un po' per scherzo, un po' per gioco, per mettersi alla prova per 3 miliardi di motivi, per problemi economici, per, insomma, per tirare dentro qualcosa dentro l'associazione, scaturisse poi un qualcosa di molto più grande, perché è stato come dire, un entrare dentro l'emotività, dentro la sensibilità, dentro la psicologia, cioè se tu riuscivi veramente a fermarti a sentire quello che le persone provavano, ma sentivi ma delle cose che veramente che io non avrei veramente neanche immaginato mai nella vita. Quindi per quanto mi riguarda è stata veramente un'esperienza di profonda crescita anche personale, sentire persone che ritornavano a quando, persone oltre cinquantenni che ritornavano a quando a 6 anni erano cadute dentro una specie di sprofondo, oppure vedere persone che con le lacrime agli occhi, oppure vedere anche persone
che non avevano nessun tipo di reattività, cioè abbiamo visto qualsiasi cosa. Poi tra l'altro Enze ed io chiaramente non è, voglio dire, profane assolutamente di come editare un libro, per cui sembravamo un po' veramente Gianni e Pinotto della situazione, cercare pure lei ha fatto un lavoro che voi non avete idea. Lei e Riccardo, perché Riccardo era sempre lì presente, che faceva le foto, che faceva gli audio, i video e non i video. Io ho aiutato per quello che ho potuto, però lei si è trascritta tutte le registrazioni, la sera quando andava a casa si è fatto un lavorone che è durato tantissimo tempo proprio anche. Infatti volevo chiedere, posso fare qualche Prego, domanda? Prego, assolutamente. Spezzare così. Sì. Due cose, quanto è durato il progetto? Cioè dal momento in cui il maestro Castellani vi ha consegnato l'opera, in quanto tempo avete raccolto queste 40 testimonianze e come? Cioè chi era l'equipe che se ne è occupata? Nel senso che tu dicevi, no, venivano in sezione, poi c'era Riccardo che registrava, no? Perché appunto poi sono stati realizzati questi audio con il QR code, poi magari poi lo dirai. Sì. Cioè, chi è che presentava l'opera a queste persone, allora, ai soci? Diciamo? Noi abbiamo l'avvio di questo progetto è stato molto lento. Noi il maestro credo che ce l'abbia consegnata forse. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma intorno a giugno del 2015. Poi dopo noi è passato tanto tempo, non so se nello stesso anno o se addirittura l'anno successivo, perché poi sai, il lavoro, certo, dovevamo, è sempre più facile a dirle le cose, certo, che a farle. E nell'arco di due o tre mesi siamo riusciti a fare tutte le registrazioni, facendo una calendarizzazione sistematica, come credo che ormai tu la conosci bene, Enza, solo Enza può fare, quindi ecco, nei limiti delle esigenze di lavoro suo e dell'ufficio, quando l'ufficio era chiuso, quindi una o due volte a settimana, noi avevamo fatto un elenco dei soci che avevano aderito e poi 4-5 a settimana, nell'arco di due mesi e mezzo, abbiamo chiamato tutti i soci che avevano aderito e l'abbiamo fatti venire in sezione. Allora, io se venivano, avevamo dato una tempistica in linea di massima di una mezz'oretta, quindi entravano nella sala quella grande dove facciamo noi gli incontri, sì, quando venite. Se poi c'era la persona successiva, di solito io la intrattenevo nell'ufficio di Enza, poi dopo quando era il momento che l'altra la persona finiva, entrava la successiva. Per quanto riguarda, allora quindi Enza si occupava di stare sempre lì, di fare le domande, che senti, che non senti, che mi faceva un po' da trait d'union, e poi dopo si è occupata di tutta la trascrizione di tutti gli interventi, quindi quello è stato un lavoro che lei ha fatto praticamente quando era a casa, quando era fuori dal lavoro, perché quello era un lavoro da fare con una certa tranquillità. Poi dopo le correzioni, quel poco che siamo riusciti a correggere, quando l'ascoltavamo lei mi mandava su WhatsApp e io poi magari dicevo sì, questo va bene, questo toglielo, quello che abbiamo potuto togliere a livello di interventi audio l'abbiamo fatto. Poi il lavoro grandissimo l'ha fatto Riccardo da un punto di vista della gestione delle registrazioni, delle foto, poi dopo lui nel suo studio a Vidocchiano ha impostato tutto il libro con le foto, ha fatto tantissimo, cioè, tantissimo materiale Riccardo di questo progetto. Poi per quanto riguarda la prefazione l'avevamo scritta Enze ed io, la pagina di prefazione, infatti c'è scritto i curatori, e lì mi sono fatta un pochino aiutare, ma solo per qualche aggiustatura, da mio figlio, che allora era ancora all'università, e da un suo amico. Mm-hmm. Infatti c'è un intervento anche loro che sta sulle prime pagine. E per le modalità, ecco, come ti ho detto, credo di avere risposto un po' a tutto. Mm-hmm. Il feedback dei partecipanti, oltre vabbè quello che è stato la risonanza rispetto all'opera, ma rispetto proprio al progetto, insomma, è stato ben accolto, c'è stata curiosità,
Cioè, che tipo di atteggiamento, curiosità, non so, oppure voglia di fare qualcosa di nuovo, oppure coinvolgimento nel senso di dire un qualcosa che ci può servire anche come sezione, cioè quelli che sono stati, perché 40 adesioni sono comunque tante, quindi evidentemente è stato un progetto che ha intrigato molto un po' tutti, ecco questo. E allora lì, come dicevo prima, molto misto. Perché? Perché le persone più, non so, un inquilino della situazione, un eufemia della situazione, anche Susanna, cioè io stessa, io mi ci sono trovata tanto dentro da un punto di vista emotivo. Poi ci sono state persone pure, mi ricordo un socio, l'intervento più corto in assoluto a me sembra un occhio, punto. E lì è finita, cioè capito, c'è stato da questo sintetico, sì, più che sintetico, da questo a interventi che nel libro sono tipo di 3 pagine, per cui qualcuno lì molta, io devo dire che tanti si sono proprio emozionati. Io ricordo perfettamente una persona che conosco anche abbastanza bene, che ripeto, tirò fuori una cosa che le era successa quando aveva 6 anni e che lei non ricordava da aveva quasi rimosso, quindi io non so perché succedono queste cose. E vi dico, da un punto di vista personale, io ero andata personalmente a prendere l'opera, io ho un residuo visivo, quindi non sono completamente cieca, quindi io l'avevo vista l'opera, quindi non è che come la maggior parte delle persone che hanno partecipato non sapevano quello che andavano a toccare, io la conoscevo. Eppure io quando ho messo le mani lì, vuoi la suggestione, vuoi l'ambiente, vuoi, io non lo so che è successo, io ho avuto un'emozione enorme. Il titolo dell'opera? Il titolo dell'opera è in parte dovuto a Riccardo, l'immagine tattile della sua interpretazione percettiva è di Riccardo. L'arte vista da noi di Enza, quindi c'è... No, il titolo proprio dell'opera intende... Superficie per 6 ottobre 2014. Ecco, quello era titolo proprio dato... Sì, lui era laconico anche nel... Mi ricordo che andammo una seconda volta e l'unico momento in cui l'ho visto un po' interessato, che mi ha chiesto delle cose quando, non so perché, parlavamo della possibilità di comunicare dei non vedenti. Io avevo già l'iPhone, tirai fuori questo iPhone che parlava, allora l'ho visto un po' che sarà un po' interessato a questa strana macchina che parlava, l'ho visto molto interessato, però credo che sia stato contento. Ci è dispiaciuto che non abbiamo, che non ha avuto insomma la possibilità, sempre per delle tempistiche dovute alla nostra inesperienza. Quindi lui non ha avuto nessun contatto diretto con i partecipanti a questo progetto? No, a parte me che ho partecipato, Marco, nel libro. Lui ha avuto, noi l'abbiamo riportato tutti. E qual è stata un po' la sua risonanza, i suoi commenti? Perché è interessante comunque. No, non commentava molto, ripeto, era un uomo di pochissime parole. Io mi ricordo che Enza gli aveva preparato tutte le fotocopie perché nel frattempo aveva già passato tutti gli interventi su nero, su carta, e quando glielo portammo lui fu molto contento, vedevo che sfogliava, ogni tanto si soffermava su qualche foglio, però non ha detto niente. Poi sai, di fronte c'è sempre un po' di titubanza nell'andare a inserirsi troppo, a chiedere troppo, certo, quando stai di fronte a una persona grande. Io faccio questa domanda perché si inserisce un po' in quelle che sono anche le risonanze di questa nostra collaborazione, vista dal mio punto di vista di formatrice e di comunicatrice delle questioni che riguardano un po' la formazione degli adulti. E nella nostra collaborazione, che ormai è andata avanti per qualche mese, mi ritorna spesso alla mente quella che è stata l'intervista e anche la conversazione che abbiamo avuto con Giovanna Podda, che poi è inserita all'interno del libro. Sì, l'ho ascoltata. E lei diceva di quanto sia importante mettersi in una postura di ascolto reciproco tra il vedente e non vedente,
E quindi tutte quelle che sono le attività, le proposte, le condivisioni, le animazioni culturali, affinare un po' quelle che sono le competenze reciproche per entrare in sintonia. In questo senso dicevo qual è stata la risonanza del maestro, no? Perché poi, ecco, sia da parte di chi in qualche modo si mette al servizio della disabilità visiva, come appunto è tutto il lavoro bellissimo che fate con la vostra sezione, sia da parte di organizzazioni culturali che in qualche modo cercano di supportare o dare un piccolo contributo in questo ambito, e c'è sempre un po' quello stare in punta di piedi per cercare di fare ciò che veramente serve, ciò che è veramente utile, e soprattutto ritrovarsi nella sensibilità giusta, che è quella dell'ascolto reciproco. Per cui io credo che anche un'operazione di questo tipo, cioè un libro di questo tipo, ha questo valore aggiunto, cioè di essere proprio una proposta educativa per tutti, per il vedente e per il non vedente, perché il vedente può trovarci veramente la postura da imparare ad agire in questo contesto, e il non vedente può trovare, oltre chi ha partecipato al progetto, ritrovarsi, no? In quella, certo, situazione, in quel contesto. Quindi credo che sia veramente qualcosa di bello, e insisto, sicuramente da far conoscere. Cioè, quando abbiamo progettato questi workshop, che dovevamo individuare un po' i temi, no? Se mi rivolgo anche agli operatori di Open Hub, cioè di fare una proposta strutturata con dei temi e articolata in modo da far vedere la coprogettazione e al tempo stesso un filo conduttore, e quindi quello del tema dell'arte e dell'innovazione digitale, che in qualche modo sono due linguaggi di sempre e comunque modernissimi, no? Che veramente hanno il valore aggiunto di mettere in comunicazione le persone, metterle in empatia, arrivare a toccare le corde anche più profonde di tutti, ma per un'operazione che non è solo emotiva, sentimentale, ma proprio anche di crescita personale, sì, certo, di creare quella comunicazione, quell'empatia tra le persone, che sicuramente è quella qualità della vita, quel benessere di cui tanto parliamo, ma che poi è così difficile portarla avanti. Quindi poi, con tutti i nostri limiti operativi o personali o quello che è, secondo me anche occasioni di questo tipo nel loro piccolo sono comunque utili per non disperderci, anzi ritornare sul pezzo, no? Su che cosa è essenziale sia per la crescita personale, ma anche quella che è il valore etico di certe proposte. Quindi insomma, un po' questo, ecco, mi sentivo di dire, no, anche no, dopo esatto, la presentazione di Paola. Infatti, a questo proposito, adesso dico soltanto una cosa sul libro e poi magari ascoltiamo qualche, perché questo è un libro chiaramente che va, io dico sempre, poi ho sentito anche qualcuno che ha detto no, ho letto tutto di un fiato perché mi interessava, e va benissimo, poi sai, il metodo di lettura poi ognuno ha il suo, non è che uno può dire. Però siccome non è un libro di narrativa, non è un libro, è un libro di esperienze personali in cui ognuno, ogni partecipante è una vita a sé, cioè un sentimento a sé, quindi va un po', andrebbe un po' centellinato, cioè uno per entrare, secondo me, per entrare poi nell'ottica di quello che dicevi proprio in questo momento tu, quindi per entrare in empatia, per entrare nell'ascolto. E in questo, e proprio per questo motivo, sempre grazie a Riccardo che ci ha dato la possibilità di farlo, perché lui ha tutte le capacità tecniche per farlo, noi abbiamo inserito in tempi, come dicevamo prima con Antonella, assolutamente non sospetti, perché questo libro è stato presentato nel 2018, un QR code sotto ogni pagina, alla fine di ogni pagina, in modo che le persone che leggono questo libro possono anche, attraverso scaricare l'applicazione del QReader, perché sennò un'applicazione specifica, possono ascoltare proprio la voce della persona che ha fatto l'intervento, e secondo me è un valore aggiunto non da poco. Vi dico subito che avendo fatto un lavoro, Enza ed io, che eravamo assolutamente inesperte,
si sentono tutti i rumori di fondo, quindi questi sono interventi molto sporchi da un punto di vista tecnico, però anche quello, se vogliamo, lo possiamo considerare anche un valore aggiunto di un progetto che è nato ed è cresciuto, diciamo, fatto da persone inesperte, quindi magari una giustificazione, insomma. Allora, io sto io non ho letto, sono vedetta, però rimane più veritiero un libro con la registrazione sporca, pensiate l'emozione della persona che parla. Allora proviamo a fare una prova con io ho aperto a caso, è uscito fuori quello di Susanna, ci proviamo, non so se sì. Cura dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale di Viterbo. Infatti a livello di presentazioni sono tutte, tutte forti. Però potrebbe anche poi dare l'impressione di due figure umane, un uomo e una donna, o anche di due orsi che si incontrano nella foresta. Don Castoro! L'ho ascoltato. Ho detto, però potrebbe anche sembrare un incontro in un bosco, la rappresentazione di un bosco, di una foresta, di due persone che sono perse, tipo Robin Hood. Sì, no, minuto, vabbè. Sì, no, quell'altro. Quello dell'isola, come si chiama? Questo. Non mi ricordavo che facessimo sto ridere il tuo, Susanna. Io me l'avevo dimenticato, quello che era. Così dà ancora più la sensazione di foresta, di animali, di scoiattoli che si arrampicano. Sembra un po' anche che ci sia un po' di vento, si dà un po' la sensazione di le foglie dell'albero mosse dal vento. Sì, beh, ci dà un altro effetto. Dopo ho detto, così sembra un mare in tempesta, che ci siano le onde del mare in tempesta. In una giornata da volo. Cielo grigio, bluio, e questo mare in tempesta. Basta, finito. Quindi promette la sensazione di calma. Sì, sì, perché ho detto, cioè, sempre ho detto tutte cose burrascose, però danno una, comunque a me sarà un controsenso, ma le cose burrascose tipo sì, danno calma, tranquillità. Ecco, questo elemento del grigio, del mare in tempesta, del mare d'inverno, Susanna, ritorna anche nei tuoi ultimi progetti, perché mi ricordo anche quello dei colori, che abbiamo fatto sui colori, parlavi proprio del colore grigio che ti dava questo senso di tranquillità, parlavi del mare d'inverno, quindi è un elemento che ritorna un po' nel tuo vissuto questo. Sì, sì, sì. Infatti, torna spesso. Allora io devo dire, all'inizio, quando Paola me lo propose, io ero molto scettica, anzi la presi in giro, perché non so se Paola te lo ricordi, no, che le dissi, no. Che le dissi, sì vabbè dai, ma sono quattro chiodi, ma che ci vuole, dico, ma chissà che quattro sarà, poi vabbè andai per curiosità, e devo dire che invece toccandolo, mi sono dovuta ricredere, perché è veramente, cioè descrivendolo così, sono dei punzoni messi, dice ma che potrebbe essere, chissà che potrebbe essere,
invece toccandolo poi dopo escono fuori tutte queste sensazioni, e soprattutto la sensazione di calma e tranquillità che è ritornata anche negli altri commenti. Spesso ritornava questa cosa, questa sensazione di calma e tranquillità. Che effetto ti ha fatto riascoltarti? Perché ormai sono passati un po' di anni, diciamo. Non mi ricordavo che fosse così. Ma neanche io mi ricordavo delle risate fatte con Riccardo per i commenti stupidi alla fine dell'esperienza, però queste cose durante la registrazione non me la ricordavo. Questo è un elemento che conferma un po' quello che si diceva la volta scorsa, anche a proposito della documentazione dell'altro progetto presentato nel primo workshop, no? Dalla materia allo spirito, anche come è importante documentare questo tipo di attività, perché comunque permette a distanza di tempo di ritornarci sopra, poi al di là del progetto editoriale, sì, o certo, della, certo, del discorso, no? della documentazione progettuale, ma proprio per il valore che ha anche per i partecipanti a questa idea. Per fare un esempio, che poi io so da una realtà anche di scuole, sempre di culturali, diciamo, educazione degli adulti che Geapolis, con le quali Geapolis collabora, che sono scuole di ricamo, no? E le maestre di ricamo dicono che tra i manufatti più importanti delle partecipanti è l'imparaticcio, che sono questi pezzetti di stoffa dove ci sono gli esempi dei vari punti di ricamo, e che soprattutto i primi che vengono fatti quando uno è principiante rimangono un po' la pietra miliare per confrontare quelli che sono i progressi, i cambiamenti e tutto il resto. Io credo che quelli che sono delle progettazioni così di carattere culturale, formativo, di questo tipo, di quello di cui noi parliamo, no? In questi workshop, hanno anche questo di bello, prendendo appunto in considerazione la parte della documentazione, che permette poi ai partecipanti di ritornarci sopra e ritrovarci in qualche modo, no? E confrontare quelli che possono essere progressi. Cioè, adesso banalmente, io questo libro, come dicevo, lo trovo proprio innovativo, proprio per come è stato progettato ante-Covid, e vedere che oggi nei contesti, ecco, dal ristorante ai musei, il QR code è diventato veramente una cosa normalissima. Voi l'avevate messo all'interno di un libro, magari nel vostro caso per il discorso della disabilità visiva, però diciamo siete stati innovativi al massimo, no? Al tempo stesso, rivederlo oggi e a riascoltarlo oggi, potrebbe dire: ok, se lo facessimo oggi potremmo fare questo. Infatti Paola diceva, sì, no? Dice: eravamo inesperte. Quindi è bellissimo. Pionieristiche e al tempo stesso oggi, a distanza di anni, dire quello che è stato il valore aggiunto, quello che può essere migliorato. E questo è un aspetto che secondo me va sempre un po' preso in considerazione, certo, in questo tipo di attività. Vogliamo far leggere, sì, magari, certo, qualcosa, Enza? No, Enza, vieni. No, leggi tu, Enza, leggi tu. Che è anche una tua creatura questa. No, no, giusto. No, deve essere un po' più culturale. Deve chiedere una cosa. No. Non so se ha molta importanza ai fini appunto di quello che ascolteremo, ma si può avere un'idea di come era l'opera da cui è partito tutto? Abbiamo una bella foto qui sul libro. È sul libro, credo che ci sia. No, dicevo se era possibile magari averla ora in visione. No. No. Perché forse no. Anche noi potevamo toccarla. No, più che toccarla, pensare a come è ci sono state, insomma, queste sensazioni, queste cose. Io dice una parola. Quant'era la grandezza, Riccardo, dell'opera? Cerchiamo, sì, 75. No, questa qua. C'è scritto. Io mi ricordo che quando siamo andati al secondo di Castellano, una cosa scritta in braille. Storia, una persona di è proprio una cosa che, sì, sì, però colore, anche sì, mi dà più idea adesso, anche di pensare che cosa può aver provocato. Ecco, abbiamo un po'. Senza avere niente, io mi immaginavo anche una cosa molto diversa. Facciamo girare così. Sì, grazie. Dei punti di vista. Io la penso in un modo. Bella posizione, certo, posizione. Iniziamo con il bene, eh?
racconto quindi, uno. Certo. Ti posso dire sempre cosa. Però lei ha messo dei colori che lì i colori non ci sono tra l'altro. Una prima sensazione che penso tutti quanti abbiano provato è quando uno sta sulla spiaggia e mette le mani nella sabbia, fa dei piccoli mucchietti. Io gioco molto con la sabbia perché mi piace questa cosa del creare con le tue mani un mucchietto che può essere più tondo, più appuntito, più lungo. In quel momento crei una cosa con la sabbia. Qui mi sembra che si faccia la stessa cosa. Quando vedevo, non sono mai andata a nessuna mostra di pittura perché non mi sono mai sentita preparata culturalmente. Ora che sono ipovedente, paradossalmente, vado a tutte le mostre dei quadri, a Roma con una mia amica. Ne ho viste tantissime, proprio perché non li vedo. Perché mi piace stare davanti a quel quadro e cercarla questa emozione. Voglio dire, mica sarà fatto soltanto per chi vede quel quadro. Adesso per esempio non riesco a trovare un'immagine a colori, forse per questa cosa della sabbia che mi ha colpito fin dall'inizio. Trovo dei mascheroni, mi vengono in mente delle cose, però sempre monocolore, mentre invece io cerco sempre la luce. Il problema è questo. Quando uno sta nella nebbia, in questo stato così offuscato, poi succede che se si addormenta, fa un sogno e ne vede i colori vivi, vede la luce, distingue le cose. E quindi quando sto davanti al quadro è come se facessi un sogno, nel senso che non lo vedo, però lo vedo nella mia mente. In effetti gli artisti forse neanche si rendono conto di come una cosa fatta così inconsapevolmente possa aprire un mondo a un ipovedente o a un non vedente totale. Io a volte, anche senza toccare, vedo solo la sagoma di una cosa. Quella sagoma però sfonda la nebbia, mi porta a identificare nitidamente un'immagine, cosa che mi capita solo quando dormo. La mattina quando mi sveglio resto ancora un po' nel letto per ricordare tutti i sogni, perché i sogni sono nitidi. E così, nonostante l'immagine sia sfocata, io l'immagine la vedo nitida, quando mi concentro. Ecco, qui mi succede la stessa cosa, però non riesco ad avere l'immagine a colori, come le statue delle grandi piramidi in Egitto, cose che non hanno colore. Oggettivamente non riesco a trovare una forma, e poi in realtà neanche devo ricercarne una, perché o ti viene direttamente o non ti viene proprio. Sono andata a vedere gli impressionisti, proprio perché i loro quadri sono tutti offuscati. Meno male, dico, così mi sento uguale agli altri. Sì, trovo queste immagini così statutarie, questi mamutoni, questi mascheroni sardi. Li vedo con i loro occhi chiusi, neri, perforati, con questo naso lungo. Chissà che avrà pensato il maestro, perché comunque quando si fa un'opera d'arte, per quanto astratta, ci si ispira a qualcosa, non si ha in mente il nulla. Poi, per carità, l'arte è interpretazione e sensazione. Tra l'altro non sono proprio fissata con queste statuone, ne ho una sul letto, sono particolarmente attratta da quest'arte, come possiamo dire, un po' popolare, un po' mistica. E niente, a me fa pensare al mare, alla sabbia, mi fa pensare a quando sto sdraiata, perché non mi sento mai sul lettino, non mi metto mai sul lettino, mi metto sull'asciugamano e con le mani faccio questa cosa che sto facendo ora. Quindi forse sarà per il movimento, mi dà un senso positivo di rilassamento, come le pallette antistress, è questo quello che provo. E questo era Eufemia. Bellissimo. Eufemia, ci dici qualcosa in merito? Adesso prima mi sono riascoltata. E io, allora, intanto credo che quest'opera sia veramente un'arte, perché l'arte appunto dà emozione, appunto, e quindi se 39-40 persone hanno sentito qualcosa da questa opera un valore ce l'ha per forza, perché se no non avrebbe coinvolto così emotivamente tante persone. In quel momento particolare io rivendicavo proprio il fatto che, proprio perché stavo perdendo in quel momento la vista, quindi andavo in tutte le mostre a Roma a vedere tutti questi quadri, anche quelli più astratti, no? E cosa che non avevo mai fatto prima. E ancora adesso, quando mi capita, insomma, che vado, ho quel tipo di posizione, cioè mi metto davanti all'opera e immagino i colori nitidi, le cose più vive, come quando le vedevo con gli occhi. E quindi niente, insomma, tante cose ho detto. Però mi ha colpito una cosa, cioè all'inizio tu hai detto
se non ho capito male, e dice, ho iniziato ad andare alle mostre ora, prima non andavo. Sì. E questa indirettamente è una risposta, ora nella presentazione di questi workshop abbiamo iniziato la presentazione sempre mettendo delle domande, no? Quindi una delle domande era proprio che valore ha l'arte, che misura l'arte può contribuire in qualche modo nell'ambito della disabilità visiva a compensare, no? Determinate situazioni. Tantissimo. Quindi nel tuo caso, cioè, ci hai dato la risposta, cioè sì, di dire sì. Io quando vedevo, ho fatto tutt'altro, l'arte era l'ultimo dei miei pensieri, quando ho iniziato questo percorso l'arte è diventata in qualche modo una luce, perché tu tante volte associ la parola arte alla parola luce, io ascolto ora per la prima volta questa cosa, quindi però mi ha colpito questo. E mi sembra anche proprio un bel messaggio per tutti, no? Sì, sì, come che quell'opera, quel quadro sia veramente un filtro, cioè un anello di congiunzione verso qualcosa che non abbiamo e qualcosa che ci abbiamo. È una cosa particolare, continuo a farlo anche adesso e mi piace proprio, cioè mi piace andare alla mostra, andare a vedere i musei, pur che non vedendo, esco però con una visione, con una conoscenza di queste cose che a me mi fa star bene. Quindi proprio ti tocca le corde più profonde tanto. In qualche modo. È come che pur non vedendole, c'ho insomma una forma energetica, adesso non so, comunque un impatto positivo con queste opere d'arte. Con chi vai? Allora, in genere vado con una mia amica che si chiama Alessandra, che lavora a Roma e che io la raggiungo col treno, lei mi viene a prendere alla stazione, ci facciamo la Scuderia del Quirinale, la Rapacis, secondo le mostre dove stanno dislocate per Roma. E poi mi riaccompagna con la macchina perché lei c'è a casa a Barbarano, quindi poi ritorniamo e lei questa si ferma a Barbarano a dormire. E senti, qual è la risonanza davanti a un quadro? Cioè tu arrivi nella sala dove sono esposte delle opere, facciamo conto adesso, no, di dover descrivere una tua esperienza che in qualche modo, no, riprende un po' il tema che stiamo trattando. Quindi tu arrivi davanti all'opera, magari con questa tua amica, poi cosa succede? Allora, in genere, ecco, pure qui, in genere noi andiamo con una guida, con la regolaria, ma io più delle volte le levo, le stacco un pochino, a parte l'introduzione, perché comunque la preparazione è essenziale, no? Anche adesso avevo nominato per esempio gli impressionisti, però è giusto che una vada preparata, cioè a capire un po', no? Certo. Gli autori, perché se no, insomma, ecco, facciamo tutta una cosa fai da te. No, ci deve essere una certa preparazione. Però al di là di questa preparazione io poi stacco tante volte gli auricolari perché di fronte a un quadro io devo sentire, devo da sola, quel pochino che poi ancora all'epoca insomma vedevo, devo, a parte ecco tutto offuscato come vediamo noi quando non avevamo gli occhiali, no? O quando non avevamo le lenti a contatto, era una cosa che era una cosa per me che mi faceva tanto ridere perché dico loro hanno visto con gli occhi da miopi, dalla nostra grande miopia. E quindi poi vado, mi piace proprio pensare, cioè sto lì e sento delle emozioni. E esco che sono proprio, non lo so, come che ne so, un tifosissimo della Roma va a vedere il derby Roma-Lazio, ecco, a me mi fa la stessa cosa con un quadro. Più che l'opera in sé, la scultura, perché la scultura, siamo andati pure al Museo Omero, la devo proprio toccare, la devo sentire con le mani a livello tattile. Il quadro, paradossalmente, pur non riuscendo a coglierlo in pieno, però mi dà questa sensazione. Andiamo a altre letture. Andiamo a leggere Paola. Oh mamma mia. La mia impressione iniziale, e credo che sarà quella anche finale, è di un insieme di bolle, come se fosse magma. Un vulcano che sobbolle in attesa di caricarsi per esplodere e liberarsi di qualsiasi cosa. Questo mi ricorda molto un libro parlato che ho ascoltato pochissimo tempo fa, Caos Calmo, perché sembra tutto molto ordinato in sequenza, mentre sotto c'è tutto questo movimento, come di preparazione ad un'esplosione imminente,
come una sorta di calma apparente, che però è appunto solo apparente. In realtà è un po' come mi sento io in questo periodo della mia vita, così particolare, ma anche così difficile. Una sorta di caos calmo che ribolle dentro, che magari da fuori non si vede, eppure c'è, sta lì. Forse rimane fermo, forse si muoverà, forse esploderà, chi può dirlo? Nessuno sa quello che ci aspetta nella vita. In futuro però è esattamente così. All'inizio in realtà avevo pensato piuttosto alle onde del mare, poi però mi è venuta come una sorta di illuminazione. L'idea di queste bolle di magma che si muovono e si muovono, anche se naturalmente qui è tutto fermo. L'immagine che mi è venuta alla mente è esattamente questa, il caos calmo. E più di questo non mi sento di dire, in questo momento della mia vita non riesco a trovare significati che siano legati a cose positive. Forse perché effettivamente è ciò che sento, anche se poi uno, un po' per convenzione, un po' per forza d'animo, deve fare lo sforzo di convivere con determinati momenti, per quanto complicati, e di metabolizzarli, se possibile, di superarli. Però a volte per me non è semplice, come non lo è per nessuno d'altronde. Però è chiaro che adesso devo parlare per me, non è che posso parlare per un'altra persona, e questo è quello che io sono in questo momento. È stato esattamente così. Mi ha proprio fatto una stura a quello che ero e a quello che sono ancora, perché questa sono. È stata una catarsi. Ripeto, io l'avevo visto il quadro, l'avevo tenuto in mano, quindi non era una sorpresa per me. Potevo anche prepararmi, capito? L'ho anche detto, sono molto sincera in quella. Sono stata emotivamente proprio molto colpita, perché è come se fosse venuto fuori tutto il dolore che io ho dentro per questa frustrazione che comunque ciò che io ho dentro di me, che tendo poi a tenere sopita. Perché? Perché comunque si il vive in mezzo calmo. Al caos calmo, esattamente, proprio è stata una folgorazione. Quando dopo un pochino secondi che ero con le mani sulla tela, per cui è uscita fuori la parte forse un po' più malinconica di me, che chi mi conosce un po' più, cioè mi conosce da poco, magari sembra non esserci dentro di me, no? Invece è molto, a volte anche molto pervasiva, molto più di quello che sembra, ecco questa parte. E a distanza di quanti anni sono? 8-9 anni, forse anche di più. Ipotizzando di avere tra le mani quest'opera oggi, più o meno le sensazioni, certo è una domanda, mi rendo conto, è un po' difficile, sì, perché poi non corretta, diciamo, è una domanda scorretta, perché comunque poi non abbiamo il quadro, non è possibile fare, però diciamo, ecco, un po' quello che chiedevo a Susanna, cioè ti ci ritrovi anche oggi in questa cosa? Assolutamente sì, anche se a distanza di anni, forse un po' meno di 8-9 da quando abbiamo toccato l'opera, adesso oltre alla malinconia c'è anche un po' più di rabbia, diciamo, di altre sensazioni che sono un po' a fasi alterne, quindi c'è sempre questo forte tentativo di convivere con una condizione che comunque io non è che accetto volentieri, ecco, questo lo devo ammettere. Anche perché nel frattempo io, come tante altre mie amiche e amici, sono peggiorata, quindi si va faticosamente per questa strada, quindi credo che comunque ci sarebbero queste sensazioni forse più forti, per un certo, più aggressive, più di rabbia, ecco, forse quello, credo. No, meno il coltello, magari non ci sia. No, più no, però una poi ragione. La rabbia, però, poi dettata in parte, sì, infatti è proprio questa storia del caos calmo che è dentro di me, no? La rabbia da una parte, la frustrazione, la malinconia, il fatto che adesso se sento quella, deve essere pure l'annite, mettiamo pure quello in conto, no? Insomma, non è che pure quello aiuta.
Però sì, da una parte poi anche consapevolezze nuove, quindi probabilmente se mettessi le mani nell'opera attualmente verrebbe comunque secondo me fuori una parte di quella rabbia, insomma più o meno contenuta, perché fa parte di me e della mia posizione, della mia, però poi magari con altre cose, perché comunque in una vita vissuta la consapevolezza anche di aver trovato anche nell'ambito dell'unione ciechi, aver trovato nuove amicizie, nuovi legami, nuove persone con cui condividere certe sensazioni, certi dolori, insomma aiuta. Certo, alcune persone qui dentro sanno di che stiamo parlando, e questo se non consola però aiuta molto, devo dire. E di in questo sono sola, non ci sono esatto altri. Di questo io sì sono molto riconoscente, per aver trovato delle persone che sicuramente in questo momento mi stanno forse dando più forza di quanta ne possa attingere dentro me stessa. Sì, mi aiuta molto, questo lo devo dire. E rispetto a questa cosa che stai dicendo, che forse è proprio il perno, il fulcro su cui si costruisce anche questo appuntamento di oggi, questi workshop, quindi il senso dell'arte in questo contesto, e quindi quello che diceva anche Eufemia, e poi che ruolo ha la condivisione con gli altri, la collaborazione, no? Le C anche del nostro cantiere 4C, rispetto a questa cosa, cioè in che modo il fatto di trovarsi in situazioni di condivisione, come può essere appunto la realtà dell'Unione Ciechi, oppure essere inseriti dentro progetti culturali, di animazione di qualsiasi genere, e soprattutto quali sono i limiti di questi progetti, di queste cose, e che cosa si potrebbe fare per renderli più efficaci, qualitativamente più anche incisivi nella qualità della vita di chi poi partecipa. Ma io non lo so, perché noi adesso stiamo collaborando con i musei, con l'università, con non lo so, io credo, posso dire solo una cosa e sarò molto breve, i limiti sono dentro noi stessi, secondo me, al di là poi dei problemi pratici che sono tanti, ma nel momento in cui tu limiti te stesso, i limiti diventano 100. Se tu non limiti te stesso e trovi un sistema, certo, devi avere intorno comunque qualcuno che ti aiuti, familiari, amici, che ti possano accompagnare, che ti possano aiutare proprio da un punto di vista pratico, ma i limiti però, ripeto, sono solo ed esclusivamente in noi stessi, perché poi nel momento in cui tu riesci a capire, e questo nonostante io adesso sembri molto pessimista, ma poi in realtà non è così, sono molto a fasi alterne, sia pessimista, sia abbia tutte le sensazioni che credo possano avere tutte le persone che hanno il mio stesso problema, però mi rendo conto quando mi fermo a pensare di star facendo veramente delle cose che forse se io avessi visto non avrei fatto, di aver fatto delle esperienze che forse, quindi vedi, i limiti sono in noi stessi. Quindi c'è, cioè, da una parte, no, da parte del contesto sociale, un offrire opportunità, però poi rispetto alla partecipazione tu dici anche una motivazione personale, certo, con la persona, secondo trova. Me sì, secondo me sì. Perché oggi c'è un po' questa ambivalenza, no? Poi siamo qua per parlare anche di questo, cioè offerta culturale, offerta formativa e partecipazione. E qua è come in qualche modo mettere in relazione e far funzionare questo binomio, per cui quali sono i bisogni delle persone, quali sono la qualità dell'offerta formativa e che cosa è necessario fare per promuovere appunto un ambiente culturale da far fruire a tutti dal basso, un po' quello che stiamo un po' sperimentando in questi appuntamenti. Quindi tu dici, poi ci deve essere proprio un discorso che parte dalla persona. Assolutamente, ci deve essere una spinta personale, perché noi come associazione queste cose di solito le offriamo un po' a tutti i soci, poi dopo le situazioni sono tutte personali, e per carità, noi dobbiamo sempre premettere questo, perché come io dico sempre, chi ha
difficoltà di spostamento e non ha autonomia di spostamento, è chiaro che è limitato a prescindere, è oggettivamente limitato. Ma detto questo, però ci deve essere anche una propensione a voler fare, a voler partecipare. E questo non è sempre, nonostante ci siano ancora tante cose da fare, però io vedo che in questi ultimi anni si stanno, cioè anche, ecco, ripeto, i musei, le scuole si muovono, noi andiamo, Eufemia lo sa perché lei è una delle persone che va nelle scuole, cioè c'è comunque una volontà, un'apertura, una sensibilità. Per carità, tutto ancora c'è da fare, ancora tanto lavoro, specialmente sulla disabilità visiva, perché è difficile, perché fa veramente anche paura, perché le persone non sanno anche l'approccio. Però penso che debba essere un lavoro reciproco di avvicinamento, capito? Io lo dico da persona che ci ha avuto 19 decimi con le lenti a contatto, quindi non è che lo dico da persona che è nata non vedente e quindi che subisce soltanto la privazione della vista, io lo dico da persona che la sta perdendo, quindi io sono stata una persona, diciamo, dall'altra parte, pur nelle difficoltà di una situazione che era complicata. E quindi deve essere un lavoro che deve essere reciproco, ci deve essere reciprocità anche da chi poi certo, alla disabilità. E ecco, rispetto a questo aspetto, una domanda un po' impertinente, ma perché ce la facciamo anche noi come Geapolis, anche rispetto ad altre proposte, perché noi notiamo che, appunto, facendo il discorso di promozione culturale educativa per promuovere l'inclusione sui territori, no? Cioè, almeno nel nostro caso, cioè, siamo un'università, per cui si fa un discorso proprio partecipativo. Noi vediamo che in genere le adesioni alle varie iniziative, sia virtuali o in presenza, cioè tu apri a tutti, poi il target che partecipa è sempre la persona che ha già di suo un'istruzione medio-alta. Per cui tu dici, ma noi volevamo arrivare a tutti, poi ti ritrovi sempre. Certo. Nel vostro caso questo lo notate anche nel vostro target di riferimento, cioè l'adesione alle attività che voi proponete, soprattutto quello di taglio più culturale, perché è chiaro che i servizi che offre la sezione, quelli che sono servizi magari di altro genere, quelli vanno a tutti, però nell'adesione a proposte culturali voi notate questo aspetto oppure no? Direi di no, che noi abbiamo anche persone che partecipano. C'è una bella fetta anche di persone, ex insegnanti, persone comunque interessate, però anche persone di... E noi questo ce lo più semplici, poniamo, diciamo, sì. Ce lo poniamo come sfida da vincere, no? Nel senso che nel momento in cui tu, la tua mission è proprio quello di includere il livello culturale un po' partendo dal basso, quindi poi ti domandi in che modo farlo, cioè quali sono magari anche i fabbisogni o le necessità da intercettare affinché questa inclusione poi diventi effettiva, no? Vari livelli, ad esempio mi riferisco nello specifico a percorsi dedicati, non so, alla conoscenza del territorio, piuttosto a percorsi per la crescita di skills particolari, cose che appunto magari potrebbero interessare tutti. Poi magari persone che decidono di partecipare, tu dici, vabbè, ma tu già lo sai, no? Già lo sai fare. Certo. Sì, lo so fare, però mi piace farlo con un linguaggio nuovo, attraverso le tecnologie, mi va di farlo con gli altri, mi va di farlo. Cioè ti danno anche delle motivazioni che tu capisci che quella persona già di suo è una persona appunto che va oltre i limiti, il discorso che facevi prima. E quindi diventa un po' nel cantiere 4C trovare anche le metodologie per includere un po' anche altre persone, no? Intercettare altre persone, altri bisogni, questo anche da mettere un po' nella discussione che stiamo facendo. No, direi di no. Direi che insomma c'è una percentuale anche di persone non necessariamente, insomma, con livelli di istruzione okay. Altissima, sì, poi vabbè. Il discrimine, ripeto, lo fa anche la difficoltà di cioè la non autonomia, credo che sia anche un problema annoso sugli spostamenti, sulla partecipazione, quello di sicuro. E quello principale, sì. Tu non andi a percepire.
Mi posso leggere due righe di Carla che ci parla proprio, una socia che ci parla in cioè, assoluta del discorso delle limitazioni. Ok. Allora, dice così: il tattile in generale ti aiuta non solo a conoscere le cose, ma anche ad andare con la fantasia oltre a quella che è la tua limitazione di essere umano. Ad esempio, è con la fantasia che ho immaginato i laghi. Se non avessi usato il tattile, se avessi usato lo sguardo, probabilmente non sarei arrivata a questa immagine del lago e della montagna. Mi sarei limitata a guardare, punto e basta, fine. Il tattile, che uso molto di più rispetto a prima, dà la possibilità di allargare anche le sensazioni interiori, aumentandone le possibilità. È un arricchimento. E nella posizione di una persona che non vede è forse il più importante in assoluto. È questa la sensazione che ho, una sensazione anche di scoperta di me stessa, perché il tattile mi dà la possibilità di aprire orizzonti che mi erano preclusi quando ci vedevo. Vedevo nei miei limiti, ma comunque vedevo. E invece ora con il tattile riesco, oltre a muovermi, anche ad andare oltre. Vedere sembrava una liberazione, ma invece era la limitazione a determinate sensazioni interiori che venivano sopite. Non sono riuscita a dire quello che ho dentro, perché magari uno rimane un pochino, a volte la vista, i nostri sensi, sembra che ci diano la possibilità di andare oltre, invece ci limitano, sono quasi una barriera alla nostra espressività. Questo è un piccolo pezzo dell'intervento di Carla, comunque vabbè, è interessante. Sì, sì, molto. Poi c'è un pezzo dell'intervento di Quirino, vogliamo leggere? Sì, certo. Allora, aspettate un attimo. Sì, magari lo leggiamo, poi Quirino ci dà un suo feedback. Infatti. Riferito a un pezzetto, Quirino, perché l'intervento tuo è lunghissimo. Un po' ti coinvolge. Comunque un po' ti coinvolge, piano piano ti attira, perché c'è un succedersi di un perché dopo l'altro, come in un palcoscenico quando si apre un sipario e dietro se ne trova subito un altro, allora apri anche il secondo e dietro ci trovi il terzo. Ed è un po' come la vita, una fregatura continua, tutti questi sipari che si aprono e la scena finale non la vedi mai, non ci arrivi mai, e quando ci arrivi è troppo tardi e ci sei tu che ti sei già accorto di tutto. Questo è proprio... Sì. Qui è il teatro, il nostro Quirino. Che ci dici, Quirino? Devo commentare. Vuoi commentare te stesso? Ecco, se io vi dico che una delle persone più antipatiche di questo mondo sono io a me stesso, non mi credete, però è così. Quindi perché l'ho detto? Non lo so perché l'ho detto. In quel momento mi veniva in mente quello. Non mi piace il passato. Faccio un esempio. Una volta mia moglie trova delle recensioni di persone abbastanza importanti su qualcosa che avevo fatto io. Dice, che facciamo? Distruggere. Non sopporto il mio passato, quindi non saprei che dire di quello che ho detto. Intanto è qualcosa che viene anche da Pirandello, da Sartre, cioè questo discorso del sipario, che non un sipario dopo l'altro, non era neanche una novità tutto sommato, quindi come mi posso ulteriormente distruggere? Questo è il punto mio. Io penso una cosa, che bisogna vedere che cosa fare. Dicevo che secondo me rivolgersi e donare i libri alle biblioteche non risolve nulla. Bisogna andare direttamente dalle persone che si conoscono e si chiedere, quelli che hanno il potere, di aprire il portafoglio dell'ente locale. Mi è venuta anche in mente un'altra cosa, che questa
conversazione che stiamo facendo è veramente interessante. E praticamente la stiamo facendo tra noi. Ci possono essere tante altre persone che potrebbero essere interessate ad ascoltarci. Qualcuno, ho dato copia degli atti di un convegno organizzato nel 2012, organizzato da me, anche se pensato anche dallo stesso Marco D'Aureli di cui avete prima fatto il nome, e perché realizzato all'interno del Museo di Canepina. Era Visioni e Oltre, cioè come andare oltre il non vedere, d'accordo? Pensate, se ricordate, no, sicuramente ricordate che abbiamo fatto due incontri proprio su questo tema al museo. Uno direttamente al museo e uno vedendo una mostra di scultura. È stata quella un'esperienza bellissima per me. Allora, arrivo a dire questo, che dovremmo da domani mattina stare attento alle varie mostre di pitture e di arte che si organizzano tra giugno e agosto nella provincia di Viterbo e chiedere di organizzare lì all'interno un dibattito su questo problema, su queste tematiche che escono fuori dalle vostre conversazioni, dalle nostre conversazioni, dai vostri testi. Ognuno altro non saprei dire, insomma. Quindi tu dici, insomma, di, partendo anche da questa condivisione di oggi pomeriggio, sì, di rilanciare questa cosa, di attualizzarla, certo, in qualche modo. È molto importante, molto importante. Ripeto, quella visita alla mostra delle sculture del nostro amico, purtroppo se è sbagliato e è morto, Momo Pesciaroli, fu una cosa meravigliosa. Tra quello che diceva lui, tra i non vedenti che toccavano queste sculture, quindi avvertivano la temperatura del legno, se ruvido o no, e poi con le spiegazioni che dava lui, fu una cosa bellissima. Io che un pochetto ci vedevo, allora guardavo, entusiasta di quello che stava succedendo. Quindi, per chi opera nel campo dell'arte, normalmente vedente, è un'esperienza importante. Per il critico d'arte è un'esperienza, una conoscenza assoluta. Pensa a queste persone che conosco io, che sono importanti, interessanti, critici d'arte, ascoltare quello che uno dice è importante. E quindi lì il libro si mette in vendita. Io sono convinto che è una strada che può portare veramente al recupero di fondi per la nostra associazione. E anche per dare continuità, perché poi io, questa è una mia convinzione, insomma, suffragata anche dall'esperienza di progetti realizzati, che dare continuità nel tempo a dei progetti e delle tematiche legate ai progetti, forse è qualcosa che va a incidere di più, nel senso che il progetto fatto e concluso rimane lì, magari una bella esperienza così. Invece dare continuità è qualcosa che la radica dentro le persone, dentro gli enti, all'interno del territorio. Quindi diciamo si può dire che il filo rosso dell'arte in qualche modo accompagna da tanti anni quella che è l'attività dell'Unione? Questa è un po' una domanda che faccio, cioè l'arte intesa come progetti che voi avete costruito un po' su questo filone, siete riusciti a dare continuità nel corso degli anni oppure sono stati dei progetti un po' più estemporanei? No, sono stati progetti tutti più o meno estemporanei, cioè questo è stato forse più importante.
importante, se vogliamo, perché c'era il coinvolgimento comunque di un artista famoso, però facemmo anche una serie di incontri, 6 per la precisione, sempre per trovare un modo con la collaborazione di Antonello Ricci e con Paolo Pelliccia, che è il presidente della biblioteca di Viterbo, che fu molto carino perché ci mise a disposizione la sala, e facemmo la lettura ad alta voce di 6 degli 11 libri che ci aveva dato la Sellerio per conto di Camilleri, perché Camilleri, come tutti credo sapete, l'ultima parte della sua vita, per un glaucoma, divenne completamente non vedente, quindi era particolarmente sensibile alle problematiche dei non vedenti, e quindi donò tantissimi libri a tutte le sezioni territoriali dell'Unione Ciechi Italiana. E noi la mettemmo un pochino a frutto organizzando, ecco, questi incontri, questi reading. Praticamente Antonello, che è un grande comunicatore, un grande istrione della parola, tra l'altro che io conosco da tantissimi anni, si rese disponibile per presentare questi libri, estrapolando alcuni brani, alcuni passaggi, e rendendoli, a seconda del libro di cui si parlava, più o meno comici o drammatici, e vennero fuori veramente delle belle cose che poi furono chiuse. Perché? Perché poi chiaramente noi ne facemmo 6, e dopo, come tutte le cose, era cominciata, diciamo, in un certo modo, poi dopo si stava un po' sgonfiando fisiologicamente, no? Quello che capita un po' quello spesso. Quello che capita. Allora, io pure sono dell'idea che piuttosto che finire, è meglio chiudere in bellezza che non magari continuare su una strada che poi magari... E quella fu un'altra bella cosa che facemmo. Poi vabbè, abbiamo fatto cose, siamo andati al Museo Omero, mi ricordo Eufemia quella volta organizzò questo viaggio col treno con alcuni soci, siamo andati a vedere questo museo tattile, organizzò la prima visita guidata nella città di Ancona, siamo andati al Quirinale, insomma abbiamo fatto... Poi noi siamo sempre comunque ispirati. Siamo, ecco. Sì, io facevo questa domanda perché da quando poi è iniziata la nostra collaborazione, io... Poi con uno sguardo da dietro le quinte mi viene da dire, questa sezione di Viterbo ha l'arte come elemento che in qualche modo l'accompagna, perché comunque ho visto diverse iniziative e mettendole un po' in fila tutte quante, partendo anche da questo libro, no, con le uscite fatte, i musei, i siti, le necropoli, le necropoli, la Museo di Tarquinia, Museo di Tarquinia, abbiamo fatto qualche modo, perché sì. C'era un progetto così non scritto, sì, di partire appunto dagli Etruschi, esatto, e poi abbiamo fatto i fori imperiali, e poi continueremo col Medioevo, perché c'è un progetto a Viterbo città, certo, quindi anche la parte tutta architettonica, no, urbanistica di Viterbo. E poi andare avanti con il Rinascimento, però ci abbiamo tanto tempo. Sì, sì, no, perché comunque, ecco, una tra le varie cose da mettere, no, nel calderone di queste nostre conversazioni e scambio di idee, che poi è quello che faremo nello specifico la prossima volta, no? Quindi come progettare in qualche modo dei percorsi culturali, come fare rete, ma anche come poi saper comunicare quello che si fa, nel senso che appunto, no, io ho fatto prima una domanda, ma perché quello che capita nella maggior parte delle nostre associazioni, no? Quando ti chiedono, ma tu hai una pianificazione, tu magari dici sì, ma io faccio dei progetti che iniziano e finiscono. Poi se tu vai veramente ad analizzare quello che hai fatto a ritroso, magari negli ultimi 10 anni, tu scopri che spesso c'è un filo rosso, perché ovviamente se c'è un'equipe che fa le cose, poi quello che si fa rispecchia quella che sono gli interessi, le competenze, le sensibilità dell'equipe, per cui inevitabilmente un filo rosso c'è. Per cui in questo caso, nel vostro caso, mi sembra che quello che è il tema dell'arte, anche per quello che semplicemente avete detto, no? Cioè la dimensione artistica è qualcosa che, anzi, proprio nel momento della disabilità è stata l'ancora
che in qualche modo ha permesso poi di andare anche oltre quel limite e provare a camminare oltre in qualche modo, no? E quindi cioè, queste cose poi raccontarle, saperle raccontare permette di prenderne consapevolezza a chi fa e a essere anche un bigliettino da visita per chi ti vede da fuori, cioè di dire questa organizzazione si caratterizza per questa specificità di attività. Poi magari possono essere anche dei progettini che durano 3 mesi o durano 1 anno, ma che però hanno una coerenza inseriti nel medio-lungo periodo, perché se vai a vedere sono legati l'uno all'altro. Io mi ricordo il primo incontro che abbiamo avuto anche con Enza, con Paola, no? Quando avevamo proposto, insomma, anche con Riccardo e Luigi di proporre qualcosa insieme, mettendo appunto l'arte con il digitale e quant'altro. Anche ecco, questo libro fu una delle prime cose che ci venne proposta e noi subito ci siamo resi conto che un lavoro di questo tipo è un lavorone e che quindi questa sezione di Viterbo, questa dimensione dell'arte ce l'aveva dentro in qualche modo, no? Come, o comunque è diventata, ammesso pure che non ce l'aveva dentro, è diventata un qualcosa che poi l'ha connotata nel corso del tempo, ecco, anche con la continuità di questi interessi culturali che ovviamente sono dei soci, però quello è anche bello perché comunque uno mette a disposizione i talenti, le qualità che le persone hanno, insomma. Tu prima hai parlato di territorio e ci tengo a, che con Enza e Paola ne abbiamo parlato tante volte, a parte l'uscita a Roma, no? E la Foro Imperiale, Quirinale, insomma, la patria. Però questo tipo poi di uscite, noi ci teniamo tanto a farle proprio sul territorio di Viterbo, proprio per avere questa proprio connessione con il nostro territorio e anche una valorizzazione del nostro territorio. Quindi, a parte l'uscita di Roma, però noi ecco, abbiamo poi scelto Tarquinia, poi scenderemo Caprarola, poi sceglieremo, siamo stati a Soriano, no? Sì. Proprio perché ci teniamo anche appunto a lavorare e a conoscere proprio anche il nostro territorio di Viterbo. Sì, perché a volte uno, capito, prende l'aereo, va dall'altra parte del mondo e poi le cose che c'hai vicino, certo, tanto sono lì. No, è un po' il ragionamento che fanno, se non ti muove la curiosità, sai quanta gente non conosce i musei che c'ha dentro la propria città, non conosce le chiese, non conosce niente. E questo è un fenomeno, secondo me, abbastanza diffuso, per cui sì, con poco, come dire, facendo pochi chilometri si possono trovare anche senza andare all'estero, esatto, vai in un altro paese, sì, è certo, bello, certo. Poi c'è la casa. Certo, Soriano, c'è un'occasione della mostra di Riccardo, no? E di Riccardo Sanna e di Luigi, abbiamo poi potuto vedere il castello di Soriano, sì, certo, i giardini, visitato, quindi questa arte, l'unione, il palazzo, questa unione tra l'arte e il territorio è quello che ci deve, insomma, un po' stimolare, proprio questo. Assolutamente, beh, ma oggi sono venuti fuori tanti spunti. Allora, delle persone presenti, se c'è qualcuno che non conosceva questo progetto, ecco, che idea se ne è fatto e che risonanza gli ha dato, insomma? Non so, anche magari qualche operatore, sì, o anche dei presenti. Allora, io non conoscevo l'opera di Castellani che è trattata, insomma, in questo progetto. La prima cosa che mi è venuta in mente è un lavoro che ho fatto con un fraterno amico, un paesaggista del territorio e un artista, che è Alfonso Prota, diversi anni fa, con dei bambini in un campo estivo, in cui al termine di questo campo estivo abbiamo prodotto una sorta di album tattile del luogo in cui si era svolto questo campo estivo. È stato divertentissimo, sia il coinvolgimento da parte dei bimbi, che hanno raccolto un sacco di materiale, dai fiori alla sabbia, ai sassi, a tutto quello che caratterizzava, e hanno costruito un po' questa mappa tattile che poi è stata sottoposta ai genitori di questi ragazzi, che bendati hanno interagito con questa sorta di grande libro che avevamo costruito, ma veramente molto rudimentale. E è stato interessantissimo vedere la reazione di queste persone, perché spesso
spesso ci si perde nell'abitudine di cose molto complicate e si perde il contatto con il piacere della restituzione di un profumo, di una sensazione tattile, no? Quello che diceva anche un po' prima forse Quirino, è stato veramente meraviglioso. E un po', non so, perché quando parlavate di questa sensazione, no, della restituzione di un materiale, di un qualcosa che ha delle forme, che ha una consistenza particolare, evoca in ciascuno di noi, no, tutta una serie di immagini che poi trovano forme che sono diverse da quelle che noi spesso, insomma, siamo abituati a. E un'altra cosa su cui spesso mi capita di riflettere è su un mio amico che io conoscevo fin dall'infanzia, che a un certo punto da grande, intorno ai 20 anni, mi ha detto di essere daltonico e mi raccontava il fatto che lui vedeva il cielo rosa. E allora mi sono iniziato a fare un sacco di domande, no? In realtà noi diamo per scontato che, diciamo, che chi ha la possibilità di vedere le cose in maniera corretta, che come le vediamo noi le vedono gli altri. In realtà io credo che tutto è estremamente soggettivo, no? E quindi è solo una questione di codifica, ma spesso poi la certezza che quello che noi lo vediamo e diamo per scontato che a quel modo, in realtà appartiene solo a noi stessi, perché poi ognuno di noi ha la sua interpretazione e dentro quello che vede o che immagina c'è un mondo di altri sensi, un mondo di ricordi, un mondo di sensazioni che sono diverse. Per quanto riguarda diciamo la partecipazione invece delle persone alle varie tipi di attività, io credo che per attivare le persone bisogna portarle fuori dalla loro zona di comfort. Fuori dalla propria zona di comfort è un po' come che ci si accomuni tutti quanti nel cercare diciamo un lessico nuovo, un fil rouge che ci mette insieme di fronte a questa esperienza e che è nuova e che un po' ci spaventa, un po' come andare a vedere una mostra, una serie di dipinti, una mostra d'arte. O si acquisisce, diciamo, una grande padronanza di quello che c'è o di quello che in teoria l'artista voleva trasmettere, oppure il resto è veramente un qualcosa che resta molto diciamo alla nostra soggettività e alla nostra lettura, no? Quindi anche questa situazione un po' a volte di imbarazzo nel dire non vado a vedere quella mostra perché non mi sento culturalmente pronto, prima qualcuno ha utilizzato questa espressione, è vero, fondamentalmente è così, però affrontarla questa cosa e uscire al di fuori della propria zona di comfort secondo me è un momento di crescita enorme e credo che sia veramente molto, molto entusiasmante da poter rivivere e da riabbracciare. Purtroppo la vita ci porta, è l'esempio che avete fatto prima e io ne sono un esempio concreto, nel senso che appena, diciamo, ho avuto la maggiore età la possibilità di andare in autonomia fuori, ho cercato di andarmene all'estero, no? Come che fuori, come che la distanza portasse un valore aggiunto di un qualcosa mai visto, e non sono mai stato un centro storico di Orte, per dirne una, no? E è vero, forse poi crescendo uno paradossalmente, o perlomeno nella mia esperienza è stato questo, cioè io da grande ho vissuto diversi anni all'estero, poi sono tornato a Viterbo, perché? Perché ho riapprezzato la qualità e il valore della vita di questa realtà rispetto ad altre situazioni che avevo vissuto, no? Però bisogna un po' arrivarci, io credo, quindi all'inizio c'è tanta fame, no? E la fame è purtroppo anche, di solito va spesso in sintonia con la velocità, c'è voglia di, quindi passi lunghi, distanze grandi, cercare chissà cosa, quando poi dopo invece il piacere si trova nelle piccole cose, si trova nelle sfumature, si trova nei dettagli, e questo forse è un messaggio che andrebbe un po' alimentato sempre di più. Però forse il modo per trasmettere questo messaggio è proprio cercare di accompagnare, spingere, spronare le persone a uscire dalla propria zona di comfort, perché lì cadono tutta una serie di costrutti mentali, tutta una serie di abitudini. Purtroppo l'abitudine, questa è forse un nemico terribile che abbiamo tutti, perché all'interno delle nostre abitudini ci sentiamo tutti quanti un po' più tranquilli e siamo come un po' padroni del nostro mondo, no? Fuori dal nostro contesto e dalle nostre abitudini siamo un po' privi di queste maschere, di queste schermature che un po' sono funzionali, no? Per riuscire un pochino ad andare avanti, un po' però penalizzano anche tantissimo, perché ti danno quella lettura delle cose che è sempre solo quella. Invece riuscire a scostarsi un po' a volte ti dà una prospettiva di tante cose che è molto diversa.
e come diceva quello, qual è il foglio del come? Cioè come portiamo gli adulti fuori dalla zona di comfort? Noi ci avevamo una battuta quando dicevamo sempre, cioè, l'adulto è quello che ti dice io ormai so tutto, cioè proprio l'habitus, no, dell'adulto, cioè, se si pensa alla formazione, noi occupandoci un po' di educazione degli adulti fuori dal contesto della formazione professionalizzante, ma proprio come elemento di inclusione, di formazione per tutto l'arco della vita, quelle che sono un po' le caratteristiche della formazione anche dei progetti europei e quant'altro. E spesso ti scontri, no, non poi scontri, ti incontri con l'adulto a quale proponi magari dei percorsi e ti dicono vabbè, ma ormai noi che possiamo fare? Questo lo vediamo molto anche col discorso del digitale, che spesso dicendo no, ma l'innovazione digitale la fai anche attraverso la partecipazione a progetti tipo quelli che facciamo noi sul sito, che accompagni le persone a progettare pagine web o quant'altro, che dicono ma sai, ma alla mia età io ormai non imparo più, perché spesso ti trovi con persone che hanno questa forma mentis, e lì trascinarli fuori dalla zona di comfort, comunque dalla loro forma mentale, di dire ormai non ce la faccio, non solo non mi serve di imparare, ma non ce la faccio più a imparare, magari persone tra l'altro dai 50-55 anni in su che nel mondo di oggi sono a pieno titolo ancora dentro il mondo del lavoro, e anzi a volte all'inizio del mondo del lavoro, no? E quindi questo, voi per esempio anche come Open Hub avete strategie proposte in questo senso, visto che condividiamo un po' da vari punti allora, di vista? Allora, strategie, la nostra strategia è quotidiana, nel senso che questo è un progetto molto particolare e molto complesso. Sicuramente quello che abbiamo notato e quello su cui stiamo cercando di puntare sul territorio molto difficile per tanti aspetti, ma come un po' tutti i territori di provincia che poi rappresentano l'Italia, perché l'Italia ha tolto quelle 4-5 diciamo metropoli, il resto è fatto di realtà come Viterbo. Il Viterbo incarna alla perfezione l'Italia in miniatura, no? Con tutte le sue dinamiche, con tutte le sue cose. È proprio cercare la collaborazione, cercare la rete, la costruzione della rete. Questa è una missione che ci siamo dati, pian piano stiamo lavorando in questa direzione, stiamo ottenendo anche dei grandi risultati, anche se devo dire è veramente molto difficile, un po' per come diciamo l'economia, passatemi il termine, sta funzionando, e quindi diciamo molte attività, siano esse economiche, culturali o di qualsivoglia natura, funzionano per progetto, quindi hanno un'idea di inizio e un'idea di fine, no? E questa cosa slega tantissimo e obbliga a un concentrarsi sui propri piedi, perché bisogna rendicontare, perché bisogna portare risultati, perché bisogna un po' coltivarsi il proprio orticello. Sarebbe una cosa meravigliosa se tutti lo facessero con lo stesso moto. Ma purtroppo non è così, e è solo diciamo la finalità ultima quella che conta poi nel coltivarsi il proprio orticello, e quindi spesso tanti attori del territorio non riescono, anche se magari una volontà tra virgolette c'è, poi in realtà l'atto pratico, l'interazione è sempre molto ingessata dalla burocrazia, complicata da tutto quello che ci stiamo dicendo. Ecco, fare un po' da collettore, fare un po' da legante, fare un po' da innesco per alcune situazioni, così come anche banalmente la possibilità di sfruttare dei locali, no? Quattro pareti e un soffitto messi a disposizione, sono un piccolo inizio, io credo, per cercare un po' di andare su una visione collettiva delle cose, che però forse è un po' in antitesi rispetto a come purtroppo questa società insomma sta andando, no? Il progetto Open Hub cerca di fare un po' questo, di andare a lavorare su alcune sfumature, perché non abbiamo ricevuto l'endorsement di chissà quale grande servizio come pietra miliare o quale enorme valore aggiunto concentrato su un'unica attività, ma è un insieme di piccole cose che stiamo facendo, e speriamo che pian piano si riesca un pochino, no, a rompere questa barriera anche culturale un po' piccola, un po' provinciale, passatemi il termine, che ci caratterizza e che è immersa in questo sistema che va avanti a delle velocità incredibili e che rende tutti un po' egoisti
diciamo, nell'ambizione di arrivare ad un punto finale, ad un risultato, ad un qualcosa che poi spesso diventa quasi più importante del percorso stesso, no? Questo è uno dei più grandi errori, forse, che si punta sempre al risultato, no? Ma questa è una tendenza che vediamo un po' in tutti proprio i settori, in tutti i campi della vita quotidiana, cioè la frenesia è purtroppo, e quindi sotto un'altra lettura, lo stress, forse il male più grande della società moderna, io credo. Io penso che per quello che stai dicendo, insomma, in qualche modo è in sintonia anche un po' con quello spirito con cui noi si è progettata questa cosa, che da una parte è un modo per conoscerci, no, tra organizzazioni del territorio che operano in ambito socio-culturale, diciamo così, e dall'altra parte però farlo con uno stile che è quello della coprogettazione, che ha su uno sfondo, diciamo, anche di presa di coscienza e di responsabilità per il proprio territorio. Voglio dire, non è soltanto, cioè, il fatto di conoscerlo è il primo passo, poi il secondo passo, visto che, almeno visto dal punto di vista nostro, il discorso di educazione degli adulti, e anche diventarne in qualche modo responsabili, no? Perché quello forse è anche questo discorso della responsabilità sociale, cioè oggi veramente, no, certi termini, certe parole sembrano veramente desuete, cioè quando se ne parla sembra di, cioè, o si fa in maniera, come si dice, un po' da manuale per rientrare dentro quelle che sono le linee guida, magari a livello europeo, dove appunto, no, la partecipazione, l'inclusione, la collaborazione sono gli standard su cui devi tarare i progetti. Invece il fatto di mettere in cantiere dei piccoli o grandi progetti dove veramente il valore aggiunto è questo, anche coinvolgere le persone a un discorso di responsabilità sociale, ma autentica, non di, così, dell'iniziativa per racimolare magari fondi per una piccola cosa, io penso che quella è la mission che ci troveremo comunque a vivere controcorrente, ma sempre per mantenere anche un certo discorso di cura e tutela anche dei diritti fondamentali delle persone in qualche modo, quindi insomma ci troviamo, penso, in sintonia su questo. E poi ecco, queste sono un po' le tematiche su cui vorremmo ragionare nell'ultimo workshop, dove appunto il tema sarà proprio quello di condividere insieme anche delle idee su come si può sui territori progettare cultura oltre anche le nostre esperienze, però una condivisione che parte da esperienze nostre, ma esperienze che noi conosciamo, quindi una condivisione di idee. E sarà con noi il maestro Marcello Silvestri, che siamo riusciti a coinvolgere attraverso Riccardo Sanna e Luigi Fondi, che ben volentieri insomma, si è reso disponibile a partecipare a quest'ultimo workshop, portando la sua esperienza proprio sul tema dell'etica dell'arte. Lui lavora sia a livello artistico ma anche proprio culturale su vari settori, anche filosofici, religiosi e quant'altro, e quindi poi sarà lui anche un po' ad accompagnarci a questa riflessione, perché la sua esperienza è un'esperienza che è nazionale ma è internazionale, anche lui ha esposto con diverse opere anche a Bruxelles, la sede del Parlamento Europeo, quindi ha una visione, sicuramente sa volare alto, ecco. Quindi l'idea è di chiedere di farci volare alto anche a noi, ma non per un discorso di chissà quale megalomania, ma proprio di avere la capacità di avere quella distanza necessaria per vedere anche il futuro sul nostro territorio, immaginarlo, ecco, metterlo in cantiere, ognuno per le proprie competenze, nel proprio piccolo, e sicuramente nel nostro territorio, anche nei territori di provincia, nei paesi più piccoli, quella che poi è un po' la mission di Geapolis, perché noi nasciamo in un piccolo paese, la rete più sui territori, ecco, di provincia, più che proprio Viterbo, quindi con maestro Silvestri si parlerà anche un po' di questo, ci si confronterà su questo. Non so se qualcuno vuole dire qualcosa ancora prima di chiudere. Cioè, Riccardo, se tu sei alla telecamera, quindi non so, però se volevi dire qualcosa. No, lui ha già detto tanto.
No, però anzi, forse, ecco, diciamo che la conclusione, la degna conclusione, forse proprio tu dovresti farla, no? Perché comunque sei quello che ha seguito un po' tutto quanto, anche rispetto a questa cosa di dirci un po' al dietro le quinte anche di questa esperienza, dal tuo punto di vista, ovviamente. Vabbè, dietro le quinte, è stata un'esperienza molto importante, perché alla fine è messo a paragone, ecco, delle persone che si mettono in contatto con una cosa che per loro anche per la maggior parte era estranea. Quindi non tutti avevano un rapporto diretto con un'opera d'arte. Quindi l'occasione era avere una testimonianza di quello che poteva essere il processo sensitivo delle persone che non riescono a vedere, ma riescono a sentire in un altro modo. Quindi diciamo la risultanza era avere un risultato, un'esperienza che poteva essere catalogata e messa a disposizione di tutti. Questo era il concetto. Mm-hmm. Senti, il libro ha un ISBN, abbiamo detto, questo libro, sì. La catalogazione ISBN, sì. La come si chiama, sì, insomma. Sì, sì. Okay. Sì. Sì. L'hai fatto. Bene. Ci ha pensato Enzo. Sì, okay. Sì, sì, sì. Ok, no, questa era una domanda anche tecnica, sì, perché sì, sì. Nel caso di doverlo divulgare. Certo, certo, certo. Magari... Sì, sì, sì. È una loro edizione poi, edizione sì, ci siamo come casa editrice, è stata fatta apposta, si è creata una situazione di divulgazione, ci siamo iscritti come casa editrice, sì, sì, sì. Bene, il codice. Ok, allora grazie a tutti, grazie, alla prossima, alla prossima. Ricorda, ricorda la data. Allora, la prossima è mercoledì 29, mi pare, no? È un mercoledì, un giovedì, mercoledì. No, questo giuro è perché questo abbiamo fatto su esatto. Campionato, io non... Mi sembra un mercoledì. Sì, domenica. È il 22. Ah, 29 dentro l'altra volta. 29. 29. Sì, era stato spostato in una settimana. È mercoledì, esatto. Tra due, non la settimana prossima. Ah, per 15 giorni più o meno. Esatto, via, 14 esatto. Giorni. Bene. Ok. È mercoledì 29, sì. E poi tanto magari lo divulgheremo, no? Come al solito. Assolutamente diciamo, sì, okay. Lo spiega. L'evento è diciamo, già presente sul sito e adesso rifaremo la pubblicazione del post, comunicato stampa come al solito. Beh, poi dopo anche noi lo rilanciamo un po' sui nostri sì. Social, diciamo. Assolutamente sì. Perfetto.